Allora domani vado in Russia. Domani vado in Russia per portare il pesto. Oli dingoli dingoli dena, sabaka mugi domenica zena, oli dingoli dingoli da, sabaka mugi domenica pra, oli dingoli dingoli dena, sabaka mugi domenica zena, oli dingoli dingoli da, sabaka mugi domenica pra. Non ti sembra una buona idea? Parto da Genova e vado a Mosca domani con l'aereo nuovo volo diretto. Stai attento che non ti che non ti mettano dentro, vedrai. Grande show. Buongiorno, buongiorno, signore e signori, mi chiamo Alessandro, sono a Genova e oggi realizzerò il mio miglior pesto al mortaio per portarlo a Mosca per assaggiare gli sconosciuti. Quale può essere il supporto migliore per farlo assaggiare? Un po' di focaccia? Per andare a Mosca, no? Sì, sì. Mosca. Sì, la porto a Mosca la vostra focaccia oggi. Grazie, mi passi un bigliettino da visita. Ancora una fila se ci sta. Adesso ci dirigiamo verso Francesco, il fruttivendolo di fiducia. Oh ragazzi, non può essere. Vedete il bello della diretta? Io ho scelto di fare questo pesto, attenzione, la mattina stessa, non c'è trucco, non c'è inganno. Sono le 7:15 e lui ha detto che mezz'ora fa, alle 6:45, sarebbe stato qua col camioncino e i mazzi freschi di basilico. Ma dove sarà? Io lo dico così, ma dove sarà? Ma dove sarà? Ma in realtà sono veramente turbato perché alle 11 mi parte l'aereo per Mosca e senza il basilico non si fa il pesto. No, a parte gli scherzi, ragazzi, che cacchio faccio adesso? Non c'è nessuno! Scusi, sa mica perché ora... Eccolo lì, fantastico! Signore e signori, il professionista della frutta e verdura. Ciao. Pinto, Francesco, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Ciao, registra. Ed è sì, come l'ospite speciale. Posso sentire un po' di profumo? Appena colto. Questo è il primo raccolto, è tenero. Invece di fare foglia per foglia, sì, lo fai così. Ah, stacco le puntine e le sciacquo queste. E le sciacquo. E poi devi stare attento, sotto ce n'è ancora, non è che puoi fare così. Sì, butto via, no, c'è tutta la crescita delle foglioline piccole. Esatto, sotto. Capito? Con questo secondo te quanto mi ce ne esce di peso? Due belle bocce così. Un viaggio a stretta di mano. Arrivederci, ciao. E grazie. Buona giornata, ciao. Buon lavoro. Grazie all'orario di uscita da casa, devo sbrigarmi! Arrivati a casa, 37 minuti di ritardo sulla tabella di marcia. Che la sfida abbia inizio! Ho tutto! Sono le 8:04, buongiorno! Buongiorno! Adesso devo solo trovare la ricetta originale, la ricetta più autentica di tutte, ecco, del vero pesto alla genovese. Eccolo qua, sul sito del Genova World Pesto Championship. Direi che questo è l'unico sito su cui guardare. Ricetta del pesto genovese al mortaio per il campionato mondiale. 4 mazzi di basilico genovese DOP, garanzia della tipicità di profumo e sapore. Qua di tipicità, profumo e sapore ne abbiamo da vendere. Guardate che profumi, sapori e che tipicità. 30 grammi di pinoli. 45-60 grammi di parmigiano reggiano stravecchio grattugiato. 20-40 grammi di formaggio pecorino fiore sardo. 1-2 spicchi d'aglio di Vessalico. D'aglio è lì. 3 grammi di sale marino grosso. 60-80 cc di olio extravergine di oliva Riviera Ligure. DOP. Dolce e fruttato. Esalta il profumo del basilico e del condimento. Quella il vento, tu vieva fa lo santo. Perché mangia nulla, regalo tu signor. Bello morta del mare. Le colucche che vengono per stufetto bene. Spesso deve avere l'aglio, eh. Ti sciacchi bene in tuo affinché la crema le. Azzurri, mi dà mille sale, base con le ferge.
sassane, pure parmigiano e tu formaggio sardo. Ragazzi, che è un profumo! Quando io poi adoro, sono le 9:10! Pesto pronto, siamo veramente al limite. Sono le 9:33. Imballiamo un filo d'olio. Se ci piace bene, se non ci piace va bene uguale. Vuole partire senza una palanca. Le ha già 30 anni forse, anche ci. Veramente al limite coi tempi, ma speriamo. Vuole valuto per mettere i dini a banca. E poi se ne un giorno. Venisse a lasciare bagaglio per Mosca e fase a palassina e un giardinetto cura un piccante con cantina e un vino a branda attacca l'erba e un giulletto grazie che nasce sei a mattina ma ufficio per Mosca ci DJ, siamo pensiamo. Signor Barbano, deve andare giù in stiva perché dobbiamo vedere il bagaglio. La procedura di Berco è stata veramente una battaglia. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Qua c'è mezzo chilo di pesto! Sto per partire per Mosca, sono distrutto, ma ce la faremo! Ma se che penso a lui mi vedi. Yes. Ma se che penso a lui mi vedo ma. Inizia a spingere! Sì. Sì. Monti. Arrivederci! E a Ciassa d'Annunzia. Paca paca, chi annoia? Ci rivedremo. Vado a portare il pesto. Ciao! Riveduri e me sa strenzio che. Vedo a lanterna a cava la zume. Vedo a seia se ne illumina. Vedo la fuge e sento franze uma. E a lua mi penso ancun de ritorna. A posa eu sei Madonna. Andiamo a far assaggiare il pesto agli assistenti di bordo. Forte pesto, di focaccia. Io stimo questa. Bravi zia. Che cosa? Questo. E questo qua. Questo è pesto. Posso? Sì, sì, certo. Benissimo! La tipica salsa genovese. Prendo un'altra. Sì, va bene. Grazie. Io sdio. Sani? Da, si voglia utra, e da moi. E si faccio. E ti ho questo dirci. Калеку вещу, можно, да? А, кале... Уже попробовали, ну? Да, попробовали. О, это здорово, здорово. Хотите больше? Хорошо. Спасибо, спасибо большое. Ragazzi, il pesto è stato approvato dagli assistenti di volo. Fantastico. Хотите попробовать pesto? Я сделал. Это традиционное genovese pesto. Devo trovare qualcuno che voglia provare. Извините, хотите попробовать мой pesto? О, вы не знаете, что pesto? Да, знаю. Да, это я сделала сегодня утро очень рано. Руками. Очень вкусно. Правда? Да. Спасибо. It's really very tasty. О, спасибо, ragazzi. Pesto piace, pesto funziona. Это очень прям душевно и вкусно. Хотите попробовать pesto? Спасибо. О, да, через утро покрасу. А, лей ла провато pesto, sì. E allora devi provare anche il mio. insomma, l'ho fatto stamattina. Buon bravizio. Qua c'è questo.
Forte? Sì. È troppo forte? No, perché magari non piace. Lo terremo in considerazione. Se vuole un po' di focaccia allora così? Mangio. È da piesta. Sambal tradizionale e sauce. Chiedo io. Io ti ho cigogno. Pravda? Vuoi provare la piesta? Chiedo io. Niente? Vuoi provare la piesta? Signore e signori, siamo arrivati a Mosca! Ecco, un applauso! Pronto il pesto! Sono del taxi in direzione centro di Mosca, sono veramente esausto. Ho ancora 1 ora e 35 minuti prima che il sole tramonti. Gli farò assaggiare il pesto, yes. Stiamo per fare un assaggio di pesto direttamente in casa e poi scappo. Scappo a volo in Piazza Rossa. Ah, perfetto! Dai, vai, prova. È da pesta. Mmm, dai, per tutto, lo otteremo a tè, ci niente. Ti piace nravizia? È da tlicita. Russi non особо избалованы в кухне, у нас все простое, это изысканно достаточно. Это не так сложно сделать, но нужно время и хороший ингредиент. Как быстро ты это приготовил? Сколько времени? Два часа. Два часа? Да. Сегодня... Два часа постоянной работы, то есть ты... Да, почти да. E abbiamo portato da Genova la focaccia, eccola qua. Focaccia. Ci troviamo qua, sì, è la focaccia. Qua beh, c'è. Non penso che come al sud, quella buonissima focaccia con pomodori e olive, quella di Bari. E questa, vabbè, dai, lui è stato a Bari. No, questa è la focaccia genovese, che è una focaccia diversa, ma devi assaggiarla con un pesto. Mia madre a casa fa la focaccia, da poco tempo ha iniziato di farla, con il grano nero. Col grano nero? Sì. Viene meglio, c'è la crosta. Con questi colori del tramonto e con questo cremlino sullo sfondo potete provare la focaccia con questo. Questo è il vero pesto genovese. Pravda? Вкусно! Привет! Siamo a Mosca, signore e signori. Finalmente ce l'ho fatta entro il tramonto. Gli italiani. Сегодня утро я вставал очень-очень рано и я сделал, я готовил это песто. Это наш традиционный соус. Ничего себе! Хотите попробовать мой песто and focaccia fresh from this morning? Конечно. Bellissimo. Bellissimo il panorama. Супер. У меня как раз дома песто закончился. Супер. Fantastico. Спасибо большое. Vi aspetto a Genova. Приходите в Генуя. Come to Genova. Come si dice? Class. Супер. Супер. Спасибо большое. Очень приятно. Очень красиво. Давай попробовать, честно. Если вам нравится или нет. А, это паста песто. Да, я поняла. Очень вкусно. Это как паста. Но это не нормальное песто. Это традиционное песто. Традиционное песто. Черт. Супер. Грас. It's very embarrassing. Хотите попробовать? Да, хотим попробовать. Это наш традиционный сос Италии. Можно брать у меня? Да. А вы что, с утра были в Генуе? Я из Генуи. Я итальянец. Я туристом приехал, угощает всех своим соусом. Это вполне естественно, нормально. Да? Почему вы не угощаете? А я не люблю песто. Не любишь, а я люблю. Итак, это очень сильно песто. Тебе нравится? Кайф, да. А хлеб? Вы сами пекли? Хлеб. Это называется... Это хлеб? Фока. Браво! Фантастико, рагаци! Фокаччо. Фокаччо. Перфетто.
mi amor. Sono contentissimo, ragazzi, non me lo aspettavo. Bellissimo. Allora salutiamo Andrea, мой друг Андрея. Андрея. У тебя замечательный друг, который делает великолепный квест восхитительный. Великолепный. Цени его, как это сказать, как... Ой, я все уже сказал. Да. Так что, спасибо тебе. Grazie. Спасибо, ребята. Чао. Чао. Buona serata. Хорошего вечера. Facciamo assaggiare questo signore. Извините, можете? Хотите попробовать мой квест? Хорошо. Здравствуйте. Здорово. Хотите попробовать мой квест? Why not? Okay. Ah, you're not Russian. I am Russian, but I don't know. I think it's comfortable for you to speak in English rather than that. It's comfortable. So are you from Italy? Yeah, I'm from Italy. Oh, okay. Good. Si. Si, si. Can I film you? No. Ci siamo. Bella, bella. Вкусно, вкусно. Grazie mille. Grazie mille. Хотите попробовать? Хотите? Non capisco. Si è appena illuminato il Cremlino, guardate. Это песта. Песта из нашей традиционной соус в Генуе. А мы потом куда пойдем? Хочу потом откомментировать. Да. А по-русски говорить? Русский, хорошо. Буду сделать перевод, а потом. Будет сложно. Фантастико. Меравильозо. Фантастика. Добрый вечер. Хотите попробовать мой песта? Нет, спасибо. Come? Хотите попробовать мой пьес? Спасибо. Хотите? Нет, спасибо. Аперитиво? Нет. Аперитиво. Волите, ragazzi? Хотите? Я сделал сегодня утро в Генуе, это песто, руками. Poi a chiedere alla gente così per strada mi sento anche un po' coglione, però bisogna farlo. Qua è veramente una situazione ostile, ostile, ostilissima. Mamma mia, però che bello questo Cremlino. Chiedi per prova tu, ma perché tutti dicono di no dopo il tramonto? Ha suonato le campane, si è chiuso tutto, incredibile. Chi è che le vuole? Chi è che le vuole? Dobre viecer. Che dite per prova tu in piesta? Niente. Dobre viecer. Я сделал сегодня утра это пьеса. Хотите попробовать? Qualcuno che mi dia la soddisfazione di queste ultime due tartine di pesto, ma è possibile che nessuno assaggi? Dobre viecer. Хотите попробовать? Niente. Хочешь попробовать песто? Конечно. Perfetto, sì. Hablo solo español. Puedo español. Comprender un poco. Так, это песто я сделал, но ты уже слушаешь. Нравится? Виня Дженова, приедешь в Генуе, так? Да, а как будет вкусно? Mucho gusto, mucho gusto. Grazie. Grazie a te, cattive zavute. Basta? Allora, festeggiamo. Signore e signori, da Mosca è tutto. Grazie mille ai nostri amici. E viva il pesto, venite a Genova. Pum, anzi, sparo il pesto, pam, così. Ciao. Vabbè ragazzi, in realtà è un po' difficile con mortaio, perché è veramente troppo tardi per dare l'aereo. Mi aiuto... proprio un pelino.